Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della triade dell'atleta femminile, conseguenze sulla salute e strategie di intervento nutrizionale. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Francesca De Biase, che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera, dottoressa, e benvenuta. Buonasera, grazie mille. Grazie a lei, dottoressa. Quindi, che cosa si intende con il termine triade dell'atleta femminile e quali sono le conseguenze sulla salute di tale sindrome nel breve e nel lungo periodo? Sì, nel 2007 l'American College of Sport Medicine ha definito la triade dell'atleta femminile come una sindrome caratterizzata da tre patologie concomitanti: la bassa disponibilità di energia o low energy availability, la bassa densità minerale ossea e disturbi mestruali. Successivamente, nel 2014, il Comitato Internazionale Olimpico ha introdotto il concetto di RES, che sta per Relative Energy Deficiency in Sport, ovvero di carenza di energia relativa nello sport. A partire quindi da questo momento in poi si è voluto proprio sottolineare il ruolo eziologico della LEA, intesa come alimentazione carente, nel determinare la triade. Triade che risulta essere particolarmente prevalente negli sport che enfatizzano un basso peso corporeo, quali la ginnastica artistica o ritmica, oppure la danza, o negli sport di lunga durata, come ad esempio pensiamo alle maratone. Per quanto riguarda i sintomi e le conseguenze sulla salute nel breve e nel lungo termine, in un primo momento si manifestano una serie di sintomi che purtroppo vengono attribuiti a un generico stress da competizione e spesso vengono sottovalutati. Tra questi ricordiamo la disidratazione, oppure la difficoltà nella memoria, nella concentrazione o un calo netto della prestazione. E in realtà andrebbero attenzionati fin da subito, perché nel corso del tempo potrebbero dare vita alla triade vera e propria. Ad ogni modo, l'eccessivo stress psicofisico associato ad un'alimentazione carente va ad alterare l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, che è il principale asse responsabile della regolarità del ciclo mestruale. L'ipotalamo non riesce infatti più a secernere l'ormone di rilascio delle gonadotropine, che stimola a livello ipofisario la produzione delle gonadotropine FSH ed LH. L'LH, che è responsabile della produzione degli ormoni sessuali femminili e quindi estrogeni e progesterone, e l'FSH, responsabile invece della maturazione delle cellule germinali. Queste gonadotropine non potranno quindi più stimolare l'ovaio nella produzione degli ormoni sessuali e il ciclo non si manifesta. E tant'è che il disturbo mestruale più frequente è l'amenorrea ipotalamica funzionale, una forma di anovulazione cronica non dovuta a cause organiche identificabili, ma caratterizzata da un marcato ipoestrogenismo, nonché dall'assenza appunto del ciclo mestruale. Si definisce funzionale perché una volta rimossa la causa è possibile andare poi a ripristinare la regolarità del ciclo. È proprio questa carenza di estrogeni che va poi ad influenzare negativamente la salute delle ossa. Questo perché gli estrogeni non sono solo coinvolti nel ciclo mestruale, nello sviluppo dei caratteri sessuali primari, ma allo stesso tempo consentono di favorire la mineralizzazione e la produzione di nuova matrice ossea. Non a caso stimolano gli osteoblasti, che sono delle cellule deputate alla produzione di materia organica e quindi di matrice ossea chiamata osteoide, per favorirne poi la successiva mineralizzazione. Ne deduciamo che se viene meno l'attività degli osteoblasti a causa della carenza degli estrogeni, si manifesta invece un incremento dell'attività degli osteoclasti, quindi di altre cellule che sono invece deputate al riassorbimento della matrice ossea, e si assiste quindi ad un calo della densità minerale ossea, che in un primo momento prende il nome di osteopenia, ma poi nel momento in cui questo calo diventa più marcato prende il nome di osteoporosi. Non dobbiamo inoltre dimenticarci che queste atlete sono particolarmente stressate sia sotto il profilo psicologico che fisico e quindi hanno livelli di cortisolo, che è il principale ormone dello stress, permanentemente alti in circolo. E anche il cortisolo è correlato negativamente con la salute delle ossa, se in eccesso, perché è inversamente proporzionale la sua concentrazione a quella dell'osteocalcina, che è un marker di formazione ossea. Con il passare del tempo si vanno a verificare tutta una serie di conseguenze negative anche a carico degli altri sistemi endocrino-metabolici. Infatti, a livello tiroideo si assiste ad un calo della produzione degli ormoni tiroidei, in particolar modo il T3. A livello gastroenterico
Tali adrede vanno incontro a un aumento del tempo del transito intestinale e allo stesso tempo a un aumento del tempo di svuotamento gastrico. A livello ematologico si assiste invece ad una forte anemia, in quanto sono delle adrete che hanno delle forti carenze nutrizionali e quindi è presente sicuramente una carenza in ferro, in vitamina B12 e allo stesso tempo in acido folico. A livello cardiaco, invece, le atlete iniziano a soffrire di bradicardia e si manifesta molto spesso anche il prolasso mitralico o nonché aritmie ventricolari. E in ultimo, si avranno anche delle conseguenze a carico del sistema immunitario, perché l'alimentazione è strettamente connessa anche alla salute del sistema immunitario, per cui si verificherà un calo delle difese immunitarie e queste atlete avranno una maggiore suscettibilità nel contrarre infezioni o malattie varie. A livello psicologico, poi purtroppo si manifestano anche alterazioni da questo punto di vista, infatti le atlete iniziano a soffrire di tratti depressivi se non, seppur lievi, oppure cambiamenti repentini del tono dell'umore. Quindi un Queste, quadro diciamo. abbastanza complesso, dottoressa. Purtroppo sì, a catena si vanno appunto ad innescare tutta una serie di problematiche che sono strettamente interconnesse, pertanto è fondamentale intervenire tempestivamente, come vedremo. Come si arriva quindi ad una diagnosi della triade dell'atleta femminile? Allora, esistono due grandi fasi. Nella prima fase vengono somministrati dei questionari, in primo luogo quello pubblicato dalla Female Athlete Triad Coalition, che è un questionario di 11 domande volto proprio ad indagare e ad analizzare le tre componenti della triade. Poi si passa all'esame fisico obiettivo da parte del medico, che deve rilevare il peso corporeo dell'atlete, deve calcolare l'indice di massa corporea o BMI, che è dato dal rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e l'altezza espressa in metri quadri. Se questo valore è inferiore a 18,5 è indice di un grave sottopeso. Bisogna poi valutare tutta una serie di segni e sintomi che potrebbero farci pensare ad un vomito autoindotto nel caso in cui le atlete soffrono di disturbi del comportamento alimentare, pensiamo ad esempio all'erosione dello smalto dentale, oppure segni e sintomi di malnutrizione per difetto, come ad esempio perdita di capelli o palmi delle mani e dei piedi molto freddi. Si passa poi a esami diagnostici, come ad esempio l'emocromo citometrico completo, il dosaggio della vitamina D, del calcio, degli elettroliti, gli esami, delle urine e quelli relativi alla funzionalità tiroidea. Successivamente si vanno ad analizzare più nel dettaglio le tre componenti della triade, partendo dalla disponibilità di energia, che viene proprio calcolata matematicamente, andando a sottrarre le calorie che mediamente assumono le atlete nel quotidiano alle calorie che invece esse consumano a seguito dell'attività fisico-sportiva, e il tutto va poi rapportato alla massa corporea magra espressa in chilogrammi. Un marker di LEA, quindi di bassa disponibilità di energia, è un introito di calorie inferiore alle 30 kcal per chilogrammo di massa corporea magra, un metabolismo basale ridotto, un rapporto tra il metabolismo basale misurato e quello atteso inferiore a 0,90 e un BMI, quindi un indice di massa corporea inferiore a 17,5. Passando ai disturbi mestruali, vengono effettuate una serie di indagini laboratoriali, in particolar modo il dosaggio dell'estradiolo e del testosterone totale liberi, dell'FSH e dell'LH, quindi delle due gonadotropine tieriche, nonché il dosaggio del TSH, della prolattina e del T4. Si fa diagnosi di amenorrea ipotalamica funzionale se i valori di LH sono estremamente ridotti, se l'estradiolo è inferiore a 50 nanogrammi per ml e il progesterone inferiore ad un picogrammo per ml. In ultimo, per quanto riguarda la densità minerale ossea, questa viene indagata mediante l'esame gold standard, che è la DEXA. Per quanto riguarda le atlete adulte, si ricorre per interpretare i risultati al parametro T-score. E si parla di osteoporosi se i valori di T-score sono inferiori a meno 2,5 deviazioni standard e di osteopenia se sono compresi tra meno 1 e meno 2 deviazioni standard.
L'International Society for Clinical Densitometry raccomanda però di utilizzare per le atlete adolescenti lo Z-score, che a differenza del T-score è un parametro più preciso perché va a confrontare la densità ossea dell'atlete con quelle di una popolazione di riferimento rappresentata da individui non solo dello stesso sesso ma anche della stessa età. E in tal caso si fa diagnosi di bassa densità minerale ossea se i valori di Z-score sono inferiori a meno 2 deviazioni standard. Recentemente sono stati poi introdotti altri due strumenti a scopo diagnostico, in parte anche a scopo terapeutico, che sono il LIFQ, ovvero il Low Energy Availability in Females Questionnaire. Si tratta di un questionario di 25 domande volto ad indagare tempestivamente se è presente uno stato di bassa disponibilità di energia. E l'altro è il REDSCAT, che sta per Clinical Assessment Tool, ovvero è uno strumento che a seguito dell'esame fisico obiettivo da parte del medico permette di classificare l'atlete in tre categorie. La luce rossa, se le atlete hanno una condizione particolarmente grave e quindi per queste atlete è gravemente sconsigliato proseguire con la pratica sportiva. Luce gialla se le condizioni non sono particolarmente gravi e quindi è consentita la prosecuzione della pratica fisico-sportiva solo però sotto stretta supervisione medica, e luce verde se non sono presenti problematiche e quindi non c'è nessuna controindicazione allo svolgimento, insomma, dell'attività. Quali sono le strategie di intervento nutrizionale? Dal punto di vista nutrizionale, l'obiettivo principale è senz'altro raggiungere il target delle 45 calorie per chilogrammo di massa corporea magra, quindi uscire dallo stato di LEA, ovvero di carenza energetica, al fine di favorire un incremento ponderale che sicuramente consentirà il ripristino della regolarità mestruale e andrà ad interrompere a catena tutte le altre problematiche che abbiamo visto all'inizio della discussione. Non basta però solamente incrementare le calorie, bisogna anche avere degli accorgimenti specifici riguardo l'assunzione di determinati macronutrienti, quindi carboidrati, grassi e proteine, e micronutrienti, quindi vitamine e sali minerali. Per quanto riguarda infatti i carboidrati, questi dovrebbero essere almeno il 55-60% dell'energia totale introdotta mediante l'alimentazione. Ovviamente il tutto va poi individualizzato. Bisogna prediligere carboidrati complessi, come ad esempio riso, farro, orzo, patate, non necessariamente di tipo integrale, perché le fibre possono andare a chelare e quindi a impedire l'assorbimento di sali minerali che già di per sé sono carenti in tali atlete. A parte il discorso qualità e quantità, bisognerebbe anche parlare di corretto timing di assunzione di questi nutrienti rispetto alle tempistiche di allenamento di gara. Ma il tempo a disposizione, non è sufficiente, quindi mi limito semplicemente a dire che nel preallenamento, almeno 3-4 ore prima, dovrebbero essere assunti circa 4 grammi di carboidrati per chilogrammo di massa corporea magra, al fine di sostenere l'attività sportiva ed evitare di appesantire l'apparato digerente. Questi carboidrati devono essere a basso indice glicemico per evitare fluttuazioni negative della glicemia. Nel post-allenamento, invece, devono essere assunti immediatamente zuccheri semplici per restituire al corpo quelli che sono stati consumati nella seduta. E quindi qui via libera da alimenti come il miele, oppure la marmellata, patate, pane bianco o uva. Per quanto riguarda le proteine, anche queste devono essere incrementate nella loro assunzione, ma non eccessivamente, altrimenti si rischierebbe di andare a sovraccaricare i due principali organi deputati allo smaltimento dei prodotti azotati del catabolismo proteico, che sono il fegato e i reni. Inoltre, l'eccesso proteico determina anche disidratazione e un aumento dell'escrezione urinaria del calcio, che già è di per sé carente nelle atlete, come abbiamo visto. Devono essere assunte sia proteine animali che vegetali, però con particolare prevalenza per quelle animali perché sono molto più complete sotto il profilo amminoacidico e quindi costituiscono uno stimolo maggiore e migliore per la produzione degli ormoni sessuali. Anche qui, parlando di timing di assunzione, è sconsigliato nell'immediato preallenamento assumere proteine perché hanno tempi di digestione molto lunghi, mentre invece dovrebbero essere assunte nel post-allenamento insieme ai carboidrati, perché vanno ad incrementare la sintesi proteico-muscolare e a favorire un recupero muscolare. E relativamente ai grassi, questi dovrebbero essere invece almeno il 25-30% dell'energia totale,
sono fondamentali perché costituiscono uno stimolo essenziale per la produzione degli ormoni sessuali. Pensiamo al colesterolo, che è il precursore degli ormoni steroidei, tra cui rientrano appunto gli ormoni sessuali. E ovviamente bisogna prediligere i grassi buoni, quindi quelli di tipo omega 3 ed omega 6, nonché il monoinsaturo acido oleico presente nell'olio d'oliva, in quanto sono acidi grassi antinfiammatori e antiossidanti. Relativamente invece ai micronutrienti, bisogna incrementare sicuramente le assunzioni in calcio per raggiungere apporti giornalieri di 1300-1500 mg al giorno di tale magro minerale, vista la bassa densità minerale ossea presente. Gli alimenti ricchi in calcio sono sicuramente il latte e derivati, ma anche la frutta secca come le mandorle, crostacei e molluschi, oppure verdure come cavoli o broccoli o cicoria. Bisogna però limitare allo stesso tempo l'assunzione di alimenti che andrebbero ad interferire con l'assorbimento del calcio, come abbiamo già visto l'eccesso di proteine e l'eccesso di fibre. E allo stesso tempo bisogna incrementare anche in associazione al calcio le assunzioni della vitamina D. Questo perché la vitamina D è un ormone steroideo che fa aumentare l'assorbimento intestinale del calcio. Fonti di vitamina D sono ad esempio il tuorlo d'uovo, oppure il salmone, il fegato, soprattutto di merluzzo. E per mantenere valori di 25 idrossi vitamina D, che è la forma attiva della vitamina, compresi tra 50 e 30 nanogrammi per ml, dovremmo assumere quotidianamente apporti di colecalciferolo compresi fra i 1500 e le 2000 unità internazionali. Ovviamente abbiamo visto che le atlete sono anche anemiche, quindi bisogna assumere alimenti ricchi in ferro, non solo di natura animale come carne bianca, in particolar modo il tacchino che ne è molto ricca, oppure la carne rossa, anche se quest'ultima con le dovute frequenze, e anche alimenti di origine vegetale, soprattutto frutta secca, legumi. Oppure verdure come ad esempio l'endivia, che dovrebbero essere condite con del succo di limone o comunque associate a una spremuta di agrumi. Questo perché la vitamina C contenuta nella spremuta di agrumi, ad esempio nel succo di limone, fa aumentare l'assorbimento intestinale del ferro. E se l'alimentazione è così concepita, quindi è completa dal punto di vista quantitativo e qualitativo, non sono necessarie delle integrazioni. Tuttavia, recenti studi scientifici hanno dimostrato che l'utilizzo dell'estradiolo transdermico in associazione al progesterone ciclico micronizzato sembrerebbero incrementare la densità minerale ossea nell'atlete che hanno oligomenorrea in maniera più efficace rispetto all'utilizzo dei contraccettivi orali contenenti etinil estradiolo. E tra l'altro è interessante sottolineare come questa strategia vada anche a favorire un aumento della pulsatilità dell'LH, che è appunto la gonadotropina bassa nell'atlete con amenorrea ipotalamica funzionale. Un'ulteriore strategia integrativa potrebbe essere anche quella relativa all'utilizzo dell'acetilcarnitina, che sembrerebbe appunto favorire una regolarità del ciclo mestruale. Dottoressa, ma la triade si può prevenire? Assolutamente sì, e nell'ambito della prevenzione la chiave di volta del corretto approccio al fenomeno consiste in una conoscenza e maggiore sensibilizzazione del fenomeno, cosa che deve essere implementata non solo tra le atlete, ma anche tra gli allenatori, che sono quelle figure che stanno a più stretto contatto con le atlete stesse e quindi sono i primi che possono rendersi conto dei primi campanelli d'allarme che abbiamo visto all'inizio, in modo tale da poter intervenire tempestivamente e da gestire al meglio il fenomeno. Nell'ambito della prevenzione, un ruolo fondamentale e oserei dire primario viene svolto proprio dall'alimentazione, dal momento che abbiamo visto che la LEA, intesa quindi come alimentazione carente e insufficiente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sia la causa principale della triade dell'atleta femminile. Pertanto, le atlete dovrebbero essere fin da subito indirizzate verso un professionista del settore, quale appunto la figura del biologo nutrizionista, che al fine di intraprendere un percorso di alimentazione quantitativa e qualitativa, qualitativamente in grado di sostenere l'elevato dispendio energetico tipico delle atlete. Benissimo, dottoressa Di Biase, io la ringrazio molto per essere stata qui e anche per tutti i consigli e le informazioni importanti che lei ci ha dato. A presto, grazie. Grazie a voi.
E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.